È stato condannato in primo grado a 10 anni di carcere l'ex allenatore di calcio delle giovanili del San Luigi a processo per l'accusa di atti sessuali nei confronti di 15 giocatori minorenni della squadra. La procura di Trieste aveva chiesto una condanna meno severa, pari a 9 anni e 2 mesi. Il giudice Francesco Antoni, con a latere i magistrati Alessio Tassane e Anna Battaglia, ha previsto anche il risarcimento delle parti civili. 35.000 euro in particolare saranno dovuti dal condannato alla società calcistica presieduta da Ezio Peruzzo, ritenuta anch'essa parte lesa nella vicenda, proprio a seguito del clamore suscitato dalla notizia. Infatti cessò l'importante collaborazione con la Juventus. L'uomo, un triestino di mezza età, è stato sempre presente in aula, proclamandosi innocente. Toccante la reazione di due madri dei giovani molestati alla lettura della sentenza. Per fortuna hanno creduto ai racconti dei nostri figli, hanno detto sollevate, almeno in parte, dalla condanna del mister. Invece, il padre di uno dei due ragazzi aveva commentato così i fatti all'epoca in collegamento con Tele4. Beh, il primo momento si resta sgomenti, non si capisce bene quello che succede. L'importante, come dicevo anche prima, è tutelare il proprio bambino, quindi bisogna comunque mantenere un atteggiamento e una forza interiore che deve essere rivolta verso il bambino. Il brutto è che un educatore che gode della fiducia anche del bambino, no? Il caso era salito alla ribalta delle cronache nel gennaio del 2021. L'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile. All'epoca fu prelevato sul posto di lavoro e condotto in questura. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Lucia Baldovin, l'ex allenatore aveva toccato ripetutamente in più occasioni i ragazzini nelle parti intime mentre facevano la doccia o quando venivano riaccompagnati a casa in auto al termine degli allenamenti. Una vicenda che scosse l'intera città e fu avvalorata anche da alcuni messaggi di testo dal contenuto esplicito che l'uomo inviava ai ragazzi delle giovanili. 13 famiglie dei giovani calciatori si sono costituite parte civile nel processo per i danni a loro carico. Ora si apriranno procedimenti paralleli in sede civile.